Salve a tutti ragazzi e benvenuti su In Sport, nuova puntata della rubrica Focus Sport. Ricordiamo le regole, giù? Ho 180 secondi, no? Per sì. Parlare di un argomento. Dai 120 ai 180 secondi il massimo per parlare di un argomento. Io sono dietro la telecamera, oggi c'è solo Gianluca davanti, parlerete con lui e niente, Gianluca. Allora, nella scorsa puntata avevo promesso di dare più informazioni su come approcciarsi all'allenamento sulla corsa, quindi dall'inattività fisica a prendere le scarpe e dire ok, io oggi inizio a correre. Giuseppe, se mi vuoi dare 3, 2, 1, 180 secondi a partire da ora, vai! Abbiamo preso le nostre belle scarpe, quindi da running, non scarpe qualsiasi. Abbiamo detto che andremo a correre o la mattina o la sera. In questo periodo è fondamentale non andare a correre nelle ore centrali. Non guardate, non badate a chi vi dice no, devi sudare, perché è una cagata assurda, perdonate il termine. Allora, consiglio sempre di andare a correre la mattina. Perché? Perché vedrete, se andate a correre la mattina, cioè la giornata inizierà in modo diverso, le endorfine faranno il loro lavoro e sarà tutto più bello. Almeno personalmente, dalla mia esperienza, ho imparato questo. La mattina presto è il miglior momento per correre, sia d'inverno che d'estate, per quello che mi riguarda. Il volume di allenamento. Allora, io consiglio personalmente di andare a correre 3-4 volte, se siete ragazzi di buona volontà, a settimana. Perché? Perché il corpo comunque deve avere il tempo giusto per riprendersi dalle fatiche, specie se siamo stati un inverno a poltrire sul letto, serie TV, schifezze. Quindi dobbiamo riprendere l'attività fisica gradualmente e 3 volte a settimana per mezz'ora, 40 minuti, in questa fase non andremo a curarci dei chilometri che andremo a camminare e correre. Perché? Perché fondamentalmente sarebbe un risultato scarso, avremmo delle brutte sorprese. Quindi andremo a camminare e correre, alternare fasi di camminata e fasi di corsa. Quello che posso consigliare è, a seconda del proprio stato iniziale di forma, se siamo proprio a zero, direi 40 minuti, facciamo 10 minuti di corsa e 5 di camminata, o comunque se non ce la facciamo viceversa. Questa è una cosa che dovete sentire, e dopodiché si va man mano ad aumentare il tempo fino ad arrivare al fatidico momento in cui andremo a fare i primi 5 km in totale autonomia correndo. Il tempo mi sa che è finito, la sintesi non è una mia grande qualità. Comunque, se volete, se avete delle domande, potete scriverci qua in direct su Instagram, il nickname in.sport.fit, oppure sulla pagina Facebook, un messaggio privato tranquillamente, il nickname è sempre in.sport.fit. Giuseppe, come sono andato? Siamo a 3 minuti e un secondo adesso con i saluti finali. Oh, perfetto, ragazzi. Qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. Non sfondatevi le ginocchia se correte. Sì, assolutamente. Certo. Parleremo anche poi delle superfici. Ragazzi, io vi saluto e vi auguro un buon allenamento. Ciao!